La stavamo aspettando con ansia, personalmente io, una moncadata, cioè un giovane talento europeo da andare a comprare a un prezzo economico, far crescere nella primavera e portare in prima squadra. Ed è uscita proprio oggi un'interessantissima notizia dalla Polonia riguardo l'interesse del Milan per Mateusz Kocsis. Non so se si pronunci così, comunque vi ho portato un po' di immagini. Ecco, adesso che c'ho il telecomando, aspettate che vi accendo la televisione. Scherzo, ragazzi. Eccole qua le immagini di Skoczlak che in diretta ve le ho preparate. Bello schermo, fatte bene in modo che le possiate vedere, capire di che talento si tratti. 16 anni, quindi ancora molto giovane, classe 2006, contratto in scadenza tra un anno. Valutazione ancora bassa, però da quanto dice la pagina, che come detto trovate il link qua sotto in descrizione. Su di lui c'è anche l'interesse di una squadra portoghese, in special modo lo Sporting Lisbona. La pagina comunque tradotta dice così: il Zagłębie Lubin ha rifiutato l'offerta per il trasferimento di un giovane di talento in loro possesso, appunto, che ha fatto un ottimo campionato europeo under 17. Stiamo parlando appunto di questo giovane attaccante che ha attirato le attenzioni di tantissime squadre, tra le quali appunto riporta il Milan e lo Sporting Lisbona, che però ha già offerto 250.000 euro, però sono stati rifiutati. La squadra dice che non solo Milan e Sporting Lisbona sono sul giocatore, però specifica come il Milan insieme allo Sporting dovrebbero essere le due società che lo stanno seguendo con più intenzione, sulle quali probabilmente ci potrebbero essere dei discorsi avviati. L'idea del club, dice comunque, è tenerlo e rinnovarlo per farlo debuttare in prima squadra, già che non ha ancora debuttato. Stiamo parlando di un ragazzo sedicenne che si è messo in mostra, come detto, nel campionato under 17. Delle statistiche vi posso dire che ha un'ottima media gol e assist, si tratta di una punta molto mobile. Vediamo un gol ogni 3 gare, un assist ogni 5, un 50% di precisione di tiri in porta, vicino a un 50% di dribbling, che è importante per una punta centrale. Non si tratta comunque di un esterno, più di un attaccante seconda punta, sicuramente da mettere nella primavera e far crescere. Vediamo comunque che il Milan rimane sempre attivo anche sui giovani talenti. L'anno scorso è arrivato Stalmach dalla Polonia, quest'anno chi non sa che non tocchi a quest'altro giovane. Come vedete, sto sempre molto attento sui giovani talenti in giro per il mondo. Questa è una notizia molto difficile da andare a cercare, già che, come detto, è scritto da un quotidiano polacco. Pensate che io cerco notizie del Milan in tutte le lingue europee ogni giorno, proprio per riuscire a trovare queste chicche dall'estero e riuscire appunto a portarvele prima degli altri, come fatto con Stalma, Craveira, tutti questi giovani talenti che poi sono stati acquistati dal Milan. Su di lui comunque non è detto che arrivi, potrebbe finire come Oliver Ross, che la squadra continua a chiedere tanto e quindi non lo cede, però più solo un anno di scadenza al contratto. Quindi finché non rinnova è lecito pensare che il Milan ci possa provare. Che sia seguito dallo Sporting Lisbona oltretutto lascia molto ben pensare, perché lo sappiamo che è una squadra che va a pescare sempre ottimi talenti in giro e poi li rivende a cifre mostruose. Quindi segnatevi questo nome, chi lo sa che presto non lo vedremo allenarsi con i nostri giovani. Adesso vi lascio l'immagine a schermo completo, come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.